Nei pressi di Fasano si incontra uno dei più interessanti siti archeologici della Puglia, Egnazia. Nella zona al confine tra Peucezia e Messapia, abitata fin dall'età preistorica, si sviluppò alla fine del V secolo a.C. un'importantissima città portuale, la cui floridezza è testimoniata dalla vasta produzione delle ceramiche dipinte, dette appunto di Egnazia. Inserita in un felice contesto naturalistico ambientale, citata da autori come Plinio, Strabone, Orazio, la città di Egnazia ebbe grande importanza nel mondo antico grazie alla sua posizione geografica, che la rese un attivo centro di traffici e commerci. Fu un importante centro sotto i Romani, soprattutto dopo la costruzione della Via Traiana, che la attraversa per intero in senso longitudinale. La città antica era chiusa su tre lati da una cinta muraria costruita su due cortine di grossi blocchi calcarei alti 7 metri. E nei pressi della città vi era anche la necropoli con diversi tipi di sepolture. Qui è testimoniata la storia più antica della città, databile tra il IV e il II secolo a.C. L'alto tenore di vita ad Egnazia è messo in evidenza dalla presenza di numerose tombe a camera e a semicamera, spesso di tipo familiare. Le decorazioni pittoriche sono una preziosa testimonianza della concezione cultuale e della teoria dell'aldilà del popolo messapico.